A onor del vero, vi fu tra l'altro in questo paese un esempio di giustizia, inusuale a quei tempi, dal comando di battaglione Casalini, che stabilì la pena di morte per due sbandati, un ufficiale americano precipitato nel corso di un'incursione aerea su Novi Ligure e un giovane tortonese, rei confessi di aver aggredito il sacerdote Don Marino, parroco di Vigo Ponzo, spacciandosi per partigiani del Casalini e di averlo depredato dei pochi averi e degli arredi sacri della Madonna. L'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi della Repubblica Sociale Italiana ha posto nel cimitero comunale di Vigo Ponzio, in accordo con l'autorità comunale del luogo, una lapide che ricorda il triste evento e ogni anno onora i caduti con una messa e la deposizione di fiori sulle fosse che contenevano i corpi, ancora aperte e mai rinchiuse, e dove ancora oggi non cresce la vegetazione. Essa recita: i percorsi di 29 soldati della Repubblica Sociale Italiana, di diversa provenienza, si sono indissolubilmente fusi con la memoria di queste colline, in una giornata di fine estate, il 15 settembre 1944. Qui le loro giovani esistenze hanno incontrato la storia. Il loro ultimo sguardo ha abbracciato la dolcezza di questo paesaggio. Lo sguardo sgomento degli abitanti li ha carezzati ed è nel ricordo di un bambino, allora undicenne, e una fossa mai più rinchiusa nel bosco vicino. Dernice, 15 settembre 1944, 15 settembre 1994. Il 16 settembre 2007 è stata apposta nel cimitero di Vigo Ponzio, a cura dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi della Repubblica Sociale Italiana, una nuova lapide con i nominativi dei caduti, appurati sino a tale data. Sono: Balleani Armando, anni 16; Beltrami Otello Spartaco, anni 21; Cattellani Giacomo, anni 20; Ceccotti Luciano, anni 19; Ciacca Fava Alvaro, anni 20; Corfini Redendo, anni 21; Diterlizzi Michele, anni 47; Galifi Gaetano, anni 33; Gatti Giovanni, anni 32; Mentasti Cesare Egisto, anni 19; Mino Walter, anni 17; Pasquali Carlo, anni 20; Pasquenti Carlo, anni 19; Rivera Angelo Vittorio, anni 34; Rovetta Paolo, anni 43; Russo Giuseppe, anni 20; Salvaterra Vittorio, anni 21; Storace Andrea, anni 34; Toni Francesco, anni 20. Degli ultimi nove non resta un nome, ma intendiamo qui onorarne la memoria come militi ignoti di Vigo Ponzio. A Dernice risulta ucciso nel mese di maggio 1945 il seguente ragazzo di anni 14 ed è nominativo e stato incluso nella lapide dei caduti di Vigo Ponzio. Storace Mario, Fiamme Bianche, Opera Nazionale Ballilla Tortona, di anni 14. Nel commemorare la loro memoria, pronunziamo per ciascun nome un ideale presente.